Eccoci, ben ritrovati a Bob Gear, ragazzi, con gli amici del Gilera RV200.it. Ciao Ste. Ciao a tutti, buonasera. Sì, tutto bene, grazie. Stasera abbiamo portato altre due Gilera, ovviamente. Strano, essendo infatti, vuoi... guarda, pensavo... Non sapevo se portarti una Laverna, però ho detto, esatto, vabbè, dai, Dermi, mini Califfo. So. Allora, che Gilera. E queste sono veramente belle. Queste cartellano, come dice uno che conosco. Esatto. Allora, queste qua abbiamo fatto i due colori che originali, praticamente, come sono uscite. E questa qua è l'evoluzione della KZ che abbiamo portato l'anno scorso, cioè settimana scorsa. La differenza è, oltre ad avere una carenatura che è proprio solo ed esclusivamente vetro resina, che già per l'epoca era un'elite, perché era anche pesante per questa moto qua, e quindi è una prima moto con la carenatura intera. La particolare tecnica è il serbatoio. Allora, questa moto non ha il serbatoio sotto dove c'è la sella, diciamo il tradizionale, ma c'è il serbatoio praticamente sotto il motore. Questa chicca è stata voluta per abbassare molto il baricentro. Beh, come le MotoGP di oggi vanno avanti. Sì, esatto. Sì, la RV213 era sotto la sella. Esatto. Sotto il motore, aspetta. Posso fartela vedere? Direi di sistema, vai pure col microfono, perché altrimenti... Allora, praticamente il serbatoio ha due serbatoi. Uno praticamente qua sotto, se inquadriamo qua. Aspetta che ti facciamo inquadrare, Tommy arriva ad aiutarti. Qua, che praticamente teneva un 7 litri. Poi aveva una pompa a membrana. Scusa Nina, fate un cucciolino, andate a parlare un po' più gli altri, mentre entrate più, grazie. Allora, vai. Praticamente come funzionava la cosa? Hanno messo il serbatoio sotto il motore, però ovviamente la benzina doveva andare per caduta, quindi hanno fatto serbatoio sotto, una pompa a membrana che lavorava con la depressione del motore, che buttava su, prendeva la benzina da sotto, la buttava su un serbatoio superiore e poi per caduta, come tutte le altre moto tradizionali, andava al carburatore e così via. Scusa, ma una domanda tecnica, ma funzionava? Esatto. Allora, funzionava, per un po' funzionava, dopodiché la membrana aveva dei problemi. Si squarciava. Aveva dei problemi, esatto, bravissima. Allora cosa succedeva? Che dovevi per forza fare benzina, e quando la facevi avevi soltanto i 4 litri sopra, quindi ogni 2x3 eri a fare benzina. Era una moto che praticamente all'epoca era una pompa elettrica, ma costava tanto. All'epoca penso che le pompe elettriche non è che non esistevano, lì bisogna sempre fare i conti con i costi, perché quando tu la progetti una moto, tu lo sai, forse lo sai meglio di me, gli ingegneri o i progettisti trovano le soluzioni più belle, guarda, fantastiche, non si romperebbe mai. Poi quando finisci su però a quello che deve fare i conti, ti dice: no, aspetta un attimo, questo qua cosa costa? Un euro, no, facciamo che me lo devi trovare a 30 centesimi, e così per tutta la moto. Quindi alla fine arrivi che... Ma una curiosità, stavo ascoltando questo discorso della pompa membrana, però immagino che la pompa membrana riempia il serbatoio molto prima che il motore lo svuoti. Cosa c'è? Un galleggiante che lo ferma? No, io sinceramente non l'ho mai aperto. Capito, perché la pompa membrana ha una potenza, cioè va a depressione, quindi questa ti riempie un serbatoio di 4 litri in 30 secondi. Allora, io sinceramente non te lo so dire come, se aveva un blocco o no. Sicuramente qualcosa aveva, e sì, l'aveva, sì, sarà stato aveva un galleggiante nel serbatoio. Esatto, superiore. Ma era meccanico, perché qua di elettrico non c'è assolutamente niente. Era curiosità. Anzi, ti dico un'altra cosa. All'epoca non si trovavano neanche le membrane, quindi le pompe. Quindi cosa succedeva? Quando rimanevi così, magari dovevi aspettare mesi perché arrivavano. Cioè, è comodo, ecco, era una bella cosa. Era no? Una roba. E un'altra cosa, che praticamente questa moto qui è motoristicamente uguale al KZ. Gli hanno cambiato la corona di dietro e quindi hanno aumentato di 4 km la velocità massima. Infatti questa qua spuntava a 157 e qualche cosa. Non male. Esatto, all'epoca era la più veloce. Le sue concorrenti all'epoca, venne fuori l'Aprilia, la Project 108, che era come motore inferiore, perché non c'era, con questa non c'era niente da fare, però quando la beccavi sul misto, quella là aveva una ciclistica. Quale, scusami, mi sono perso. La Project 108, Aprilia Project 108. Adesso vado a cercare, mi chiedono se Mirko D'Aleco dice: Bob, io avevo il KZ, ma il KK mi dava la paga. Può essere? Eh sì, perché in velocità sicuramente, in accelerazione no. Perché avendo la corona più piccola, più grande, quella là aveva un po' più di accelerazione, poi perdeva in velocità. C'è anche da dire una cosa,
Noi per riuscire a tirare a questa velocità non è che tu prendi, ah, ci sono arrivato, no, si pigliava la Milano Meda e si tirava all'infinito fino ad arrivare, poi se sbagliavi il numero di giri la sesta non la tirava più, perché non ce la faceva. Infatti la durata di questi motori 8-10 mila, e poi dovevi per forza metterci mano. Scusami, la competitor di Honda era la 125, la NSR. NSR, quella con NSR, la Aprilia, Pasqua, ti faccio vedere. Se NSR è nata con mezza cavena e poi hanno fatto l'NSR, quella, giusto, con la cavena in sì, sera. Esattamente quella, sì, quella lì, anche quella molto bella di moto. E nulla, poi, e questa andava di più di quella della prima. Questa andava di più in velocità, perché quella spuntava a 150, questa andava 7 km/h in più. La differenza ce l'hai poi nella ciclistica, e che poi era anche più affidabile la Aprilia, Guarda, io ho aperto un paio di motori, quelli lì, questi qua erano motori Gilera, quelli invece erano motori Rotax, e il motore Rotax aveva qualche problemino, tu tirai giù il cilindro e ti trovavi il pistone come se avessero preso martellate. Ah, beh, che bello. Esatto, poi aveva un sistema del passaggio dell'acqua che era molto molto particolare, non erano super affidabili. Come tutte le moto di quell'epoca lì erano tirate all'estremo e quindi duravano, diciamo così, proprio un cocomero e un... La fai vedere anche in questa libreria, Pasqua, assolutamente... Posso chiederti due cose? La prima è, le facevano ad Arcore queste oppure no? Mi pare che le facevano già a Pontedera queste, okay. Se non sbaglio. Invece i cerchioni di chi sono? Chi allora, li produceva? I cerchioni sono Grimeca. Grimeca. C'è una particolarità. Vedo questa. Un no, la scuotono un no... cos'è? Arcore. Arriva suggerimento Arcore. Il registro storico lo sa meglio di me. Il registro storico ci fidiamo, esatto, tanto. Meglio. Per cui allora, Arcore. Ecco, per quanto riguarda il discorso di costruzione di questa moto, hanno preso il telaio del KZ e hanno montato sulla carena del KK. Tutta questa è un KZ uguale. Cambia solo tutta la parte davanti, il cruscotto è perfettamente uguale. Le ruote hanno iniziato a dire massima... Qua. Massima resa, minima spesa. Cosa hanno fatto? La ruota davanti e la ruota di dietro sono intercambiabili. Basta invertire i mozzi e tu le puoi. Tu arrivi al bar e dici: sai cosa faccio? Adesso giro, bravo, la ruota, esatto, questa qua la ruota, metto dietro, bravo. È giusto. Ecco, l'unico difetto grosso, molto grosso, che avevano alcune di queste è che la carena, che costava un'esagerazione, si parla che una carena completa all'epoca costava 1.100.000 lire come pezzo di ricambio, era tutta in vetro resina. E ti posso garantire che pesa, questo peso andava a incidere sul canotto dello sterzo. Infatti, cosa succedeva? Ci sono più casi in cui si è staccato il canotto dello sterzo. Che non è così grave, però. No, no, è una roba da nulla, soprattutto sulla Milano Meda. Sì, bravo, ti 150. Fai impallare, Ste, non impallare. Mettiti da questa parte di qua. Okay. Vieni qua. Cioè, non sono abituato. Ti spiego. No, allora, qua praticamente si dissaldava. Non è che si staccasse, però cedeva questa. Magari più che dissaldare erano delle crepe nelle saldature. Però voglio dire, ne accorgevo. Se no la gente si allarma. C'è qualcuno qua dentro, non faccio il nome, lui che è arrivato a frenare. E la ruota è andata via e lui è rimasto e fermo. Anche quello non è che sia non è un grosso problema, no. Invece allora, l'antiaffondamento sulla forcella davanti c'è sempre, anche questa, vedo. Anche queste forcella Italia e Paioli, anche per questione di costi. Allora mi chiedono, sì, ma vogliamo parlare del casino a freccia, poi mi dicono non si vede il motore. Io non penso che sia facilissimo smontare. No, non è facile, non l'unica cosa che ti posso far vedere è l'interno perché l'hanno fatta, hanno messo il serbatoio piccolino, infatti vedete qua, si inquadra, c'è il serbatoio, e hanno fatto il porta documenti, perché hanno detto, vabbè, facciamo un vano porta documenti, una borsetta, una cosa del genere, e c'è lì. Ma non è che lì poi ci mettevano una tanica per compensare i 7 litri guarda, di sotto che perdevano? Ti dico che c'è qualcuno che ci ha pensato, dice, addirittura sai cosa ha fatto qualcuno? Ha tolto giù il serbatoio di sotto e gli ha messo quello del KZ, perché così abbiamo risolto il problema. Ah, poi sai, a quell'epoca lì i ragazzini facevano di tutto. L'unica cosa che aveva anche è metterci addosso le mani tutte le volte che dovevi fare qualcosa, giù la carena, sulla carena. Ma dai la cera, togli la cera. Ci sta, dai, vi sgrida Marco e dice, ma chi l'ha detto che le pompe a membrana si rompono come sostenete voi? Quelle elettriche no, la Gilera andava bene così com'era. Per allora, cui... io dico anche un'altra cosa, le ultime che abbiamo, c'è un ragazzo del gruppo che ha rifatto queste membrane con il come si chiama, col materiale che si usano per il GPL, per le membrane dei polmoni del GPL, sì. Esatto, e lui ha il plotter, l'ha fatta e adesso la sta testando, perché chi ce l'ha bisogno almeno gliela
riesce a fare rifunzionare questo tipo di sistema. Lo stesso sistema fu montato dopo sull'MX1 che non abbiamo, però sull'MX1 era elettrica. A quel punto lì sono arrivati all'elettrico e quindi non avevano... Andava così bene la membrana che giustamente... Che hanno fatto l'elettrico. Però scusate, la cosa più bella di tutte è quel casco lì della Nava che veramente... Infatti, ci sto facendo infatti l'abbiamo messo, lui ce l'aveva, li ha comprati e mi fa lo porto, che fa proprio anni 80. Herbert Plank, lo ricordate? Sì, correva con Nava? Lui è sciatore Nava, sì, vero? Sì, sì, Herbert Nava. Plank, me lo ricordo. Invece peso e cavalli? Allora, la potenza mi pare che sia sui 24 cavalli e il peso siamo sui 135 kg più o meno. Va bene, qualcuno le paragona un pochino dal punto di vista stilistico alle moderne moto elettriche, mi viene un conato di vomito, però ci sta. E questo fa capire quanto sono moderne le moto elettriche. Sì, esatto, quelle pesano 480 kg e poi aspetta, c'era una, faccio vedere anche la moto di Luca da Torino che abbiamo parlato di Aprilia, subito ha fatto arrivare la sua foto della Synthesis Sport Production. Sì, quella però è un po' più vicina. Infatti ha detto che sta arrivata dopo, però insomma ci sta che gli amici ci scrivano e ci mandino le foto delle loro moto. Si trovano moto così, Stefano? Sì, allora queste moto si trovano, il loro costo più o meno è in linea con quel KZ, si parla dai 1.500 ai 2.000 euro. Però posso dire un bel acquisto, no? Ma sì, sono dei belli acquisti, c'è da dire una cosa, bisogna trovarle a posto, nel senso che è meglio, io dico sempre, è meglio spendere 100-200 euro in più e trovarle in una certa maniera, perché se ci devi mettere le mani qua sei rovinato, nel senso che proprio economicamente ti fai del male come tutta questa generazione di moto, perché poi i pezzi non li trovi, quando li trovi ti pelano e il fai da te qui è un po' complesso, non è così avviamento così elettrico questo, avviamento elettrico, e la batteria, grazie per avermelo ricordato. Guarda, c'è anche scritto sulla carena, sì, guarda, electric start. Allora, l'avrei evitato, se posso dire, non allora, l'avrei scritto. L'avviamento elettrico qua, allora, ci sono due allora, questo motore in realtà nasce con la pedivella e l'avviamento elettrico, infatti se puoi inquadrare, lo vedi dove c'è sotto qua, vedi questo, praticamente lì togli il kart, ci infili dentro l'ingranaggio e metti la pedivella, ok? Questo l'hanno tolto per due cose, uno per il peso, perché era circa 1,8 kg e quindi dici diminuiamo più il peso. Più gli 80 kg della carena. Esatto, bravissimo. E poi perché almeno... Costava così 12 euro e quindi esatto. Problema. Costava 12 euro, ma soprattutto perché così non erano, facevano vedere che oramai la moto era tutta, aveva l'accensione elettrica. Questa fine lo fecero anche i motori del KZ, perché il KZ aveva all'inizio accensione elettrica e pedivella, dopodiché anche le ultime avevano tolto la pedivella. Io sulla mia KZ dell'altra volta ho preso, ho tirato giù il kart e gli ho infilato dentro la pedivella, perché ho detto, si sa mai che quando non parte con la batteria due colpi vanno sempre, mentre qui non fai fatica a montarla perché c'è la carena che ti e comunque dà. Due colpi vanno sempre bene. Beh, sì, bravissimo, due colpi fine. Fatti bene, insomma. Non si rifiuterà nessuno. Mai, assolutamente. Va bene, niente, marmitta Stefano. Sotto lo scarico. Cioè che non è prova, come ha scritto un amico, ma questa è un Arrow e poi invece esatto, quell'altra brava. È quella originale. Questa qui è una marmitta originale, cioè non originale Arrow, questa è originale. La difettosità del fatto che questa moto poteva ancora andare molto molto più veloce è il fatto che la marmitta sia su questa che sul KZ praticamente l'hanno dovuta far entrare all'interno del telaio, quindi cioè l'uscita della pancia l'hanno dovuta stringere e quindi, come tutti sanno, il due tempi, più hai la pancia grossa la marmitta più rende. Infatti cosa succedeva? Molti poi cosa hanno fatto? Hanno tolto completamente la parte sotto, gli hanno messo la marmitta come tradizionale e vola. Ma senti, dopo questi casini, ma sicuro che andava la moto? Va. Sì. Addirittura ce ne abbiamo quando ne facciamo, abbiamo fatto l'aduno di Zocca, c'è un mio amico, uno di questi, mi fa passare, io ho le RV200, passavi, ho detto, adesso me la racconti. Allora, ha messo sotto 50 anni come noi, 160 polini, arro, polmone, ho detto, ma manca il nos, e poi cosa dobbiamo far? No, ma così vi frego tutti, e grazie al caos, la gente allora... Mi sfoggi, per favore, l'acronimo APTS, eh? Dov'è APA qui? È la valvola quella. E appunto, e cosa vuol dire APTS? Non lo so, qualcuno, vedrai che qualcuno arriverà a scriverci cos'è la valvola APTS. Te lo ricordi, Ivan, cosa voleva dire? Chi è che se lo ricorda qua dentro? Guarda come scappano tutti, ho fatto la domanda bastarda proprio. APTS,
Torx System, ma API? Asco di Piceno sarà, Asco di Piceno, no? Cioè, allora per riutilizzo. A presto. A presto. Va bene, certo, ti saluto. Ci rivediamo a maggio? Sì, ci vediamo ancora a maggio. Qualcosa hai esaurito tutte? No, è ancora cose. C'è qualcosa ancora? Bene. Forse riesco a far arrivare qua un SP01. Va bene, ma anche se non arrivi con l'SP01, sì, va bene lo stesso. Allo studio Z, queste qua c'erano fuori, miei. Allo studio Z? Sì, ci sono ancora adesso. Sono ancora adesso, io me le ricordo. Va bene, ci vediamo. Stefano, grazie mille. Ciao, grazie a tutti, buona Pasqua. Un minuto e torniamo da voi.